Rendiamo visibili quei pochi beni confiscati che ci sono a Foggia, soprattutto quelli che hanno avuto una risistemazione, potrebbero diventare uno sbocco per la nostra comunità. Questo è il messaggio, senza toni polemici, dell'associazione Panunzio, nata per ricordare il costruttore foggiano ucciso dalla criminalità organizzata nel 92. In riferimento alla cosiddetta Villa Lanza, l'immobile sito al Salice Nuovo a Foggia, confiscato al noto clan mafioso nel lontano 2001, che assieme ad altri due stabili rappresenta l'insieme dei beni confiscati, la cosiddetta società foggiana, presenti nel capoluogo dauno. Da allora, per la villa in questione, poco è stato fatto, soprattutto perché in stato di degrado. Recentemente, tuttavia, è stata ristrutturata con fondi regionali nell'ambito dei progetti cosiddetti Dopo di noi. Tra maggio e giugno 2020 sono stati pubblicati dal comune due bandi da 450.000 euro per la realizzazione di una struttura di alloggio per ospitare soggetti con fragilità sociali. Uno annullato, l'altro andato deserto, mentre un terzo, relativo ad attività accessorie come l'arredo delle cucine, è stato vinto da due società, una di Campobasso e l'altra di Stornara. Noi abbiamo avuto una forte polemica con il comune di Foggia, anzi con il sindaco di Foggia, perché avevamo chiesto di ricordare Giovanni Panunzio nel 28esimo anniversario della sua morte, il 6 novembre 2020, proprio qui. Non abbiamo avuto una risposta affermativa e non è stato possibile. Non siamo qui per fare polemica, non siamo qui per attaccare il sindaco, la giunta, la maggioranza. Quello che noi chiediamo è la visibilità. Cioè è importante, come è successo in altri contesti territoriali, è importante che laddove lo Stato ha vinto e ha vinto in modo netto, strappando un bene di valenza economica alla mafia, ci sia la visibilità, la comunità venga messa a conoscenza e veda plasticamente e in modo evidente che lì lo Stato è stato più forte. Credete ci sia stato poco impegno da parte del comune? Nell'ambito di questi quantomeno 10-15 anni non c'è stato un grande impegno. Parlando del bene confiscato e Lanza, quasi nessuno sapeva dove fosse, in che cosa consistesse e quale fosse stata la sua fine. Ecco. Quanto è grave questo fatto? Io lo trovo gravissimo.